Oggi andiamo a fare una ricetta particolare, già del nome, Chupa Chups. È una ricetta che io ho visto in rete, la faceva un ragazzo pakistano, erano i lollipop di pollo. E io non farò esattamente la sua ricetta, ma diciamo che ho preso spunto da lui. Abbiamo dei fusi di pollo. Prima operazione da fare è togliere la pelle, quindi sollevate leggermente. Incidete, potete, vedete, piano piano si solleva e si tira via. E andiamo a tagliare fino all'osso, non forzate troppo, altrimenti rischiate di tagliare l'osso. E cominciate a scalzare leggermente la carne. Così, cominciate a portare avanti la carne. Tagliate proprio, separate i tendini. Andiamo a separare l'ultima parte. Nel caso in cui hanno lasciato ancora il pezzettino dell'articolazione della zampetta, in questo punto qui, inserite il coltello, pingete leggermente, quindi facendo come una sorta di leva, no? In modo tale da staccare la seconda parte. Una volta che siete entrati, mettete il coltello e tagliate la parte che lo tiene. Poi fate proprio una piccola forzatura, così. Ora dobbiamo praticamente portare, quindi togliere la carne dall'osso e avvolgerla sopra la parte superiore. Piano piano, col coltello, piano piano, vedete, spingete in avanti, così. A un certo punto incontrerete una sorta di ossicino, come se fosse una sorta di stuzzicadenti, lo sollevate leggermente, perché poi non è piacevole ritrovarselo magari mentre si sta mangiando. Vedete questo ossicino piccolino? Così. Questo andate a toglierlo. Incidete leggermente il tessuto, vedete, qui. Così, e girate. Così. Si sta venendo a formare una sorta, per questo è il giochetto del dire il Chupa Chups. Lo stecchino e il Chupa Chups. Naturalmente questa è un'operazione che io ho già fatto anche con gli altri pezzi. Qui abbiamo della semplicissima farina, dove noi andiamo ad aggiungere dell'aglio in polvere, cucchiaio abbondante, le quattro spezie, anche qui un cucchiaio, e poi una puntina di cumino, proprio una puntina. Qui abbiamo 6 alette di pollo, cercate di, insomma, almeno 3 uova, avere 3 uova. Ecco qua, buttiamo via i gusci, un bel pizzicotto di sale e andiamo a sbattere le uova. Passiamo nella farina, vedete? Dopo le giriamo bene, in modo tale che siano ben infarinati. Quindi il primo passaggio l'abbiamo fatto, a questo punto le passiamo nell'uovo. Intanto mi prendo anche una teglietta dove andrò a appoggiarli una volta che abbiamo passato nell'uovo. Vedete? Giro velocemente e appoggio sulla teglietta. Ecco qui. Ora andiamo a fare il secondo passaggio, ovvero riprendiamo e ripassiamo nella farina. Ed ecco qua. Quindi proseguiamo e ripetiamo l'operazione nell'uovo. Nel frattempo, io che cosa ho fatto? Io utilizzo una friggitrice, quindi ho portato a quasi a 190 gradi l'olio della friggitrice. L'ultimo passaggio è quello di passare i nostri Chupa Chups nel pan grattato. Però che cosa farò? Andrò a immergere immediatamente poi la nostra coscetta nell'olio. Prendiamo la prima coscetta e la passiamo bene nel pan grattato e andiamo a tuffarlo nell'olio, così. E proseguiamo l'operazione con tutte le altre coscette. Andiamo a controllare la nostra frittura. Guardate che bellezza! Tiriamo su e lasciamo riposare per almeno un paio di minuti. Ed ecco qua, hanno riposato qualche minuto e andiamo a dargli l'ultima frittura. Siamo pronti! Wow, che colore! Poi il pregio di questa frittura, questo modo di friggere, è che non rimane molto olioso. Allora comincio a prenderla una e praticamente andiamo ad incartare
l'ossicino, così diciamo che è un po' meno cruento, eh? Ora, già proprio un chupa chups gusto fragola, però secondo me è più interessante questo. E ora vado a fare anche gli altri. Una cosa, sale, perché non abbiamo messo. Questi sono i chupa chups di pollo. Buon appetito!